Buon pomeriggio e bentrovati alla prima edizione del TG6. Iniziamo il nostro giornale partendo da Chieti, dove questa mattina alcuni sindaci dei comuni della provincia hanno partecipato ad un sit-in sotto la sede della provincia di Chieti per puntare l'attenzione sulla manutenzione delle strade che manca a causa della carenza di fondi. Sentiamo Paolo Renzetti. Oggi c'è questa protesta qui a Chieti, dinanzi alla provincia. Protestate per lo stato delle strade, per la mancanza di fondi proprio per mettere a posto queste strade provinciali, soprattutto nella zona del Vastese. In realtà il presidente Pupillo ci ha quasi anticipato, perché noi avevamo programmato di stare qui proprio per chiedere attenzione al nostro circuito viario che è ridotto in condizioni veramente indescrivibili. Però lui ci ha preceduto praticamente dicendoci che non ha più alcuna possibilità di movimento, non farà nessun tipo di investimento, non solo sulle strade, addirittura neppure sulle scuole. Io vorrei ricordare che San Salvo è un istituto superiore di tutto rispetto, che aspetta di essere completato nei suoi due piani oramai da oltre 5 anni. La nostra protesta a questo punto si trasforma non più come una forma di attenzione da parte della provincia, ma a questo punto del governo. Il Presidente si deve dimettere, deve riconsegnare la fascia insieme a tutto il Consiglio provinciale, perché forse solo così il governo centrale capisce che questa provincia ha necessità di fondi per essere messa in sicurezza. Non parliamo di decoro, magari, parliamo di sicurezza. Noi abbiamo un'arteria nella nostra città che è molto importante dall'uscita dell'autostrada San Salvo Sud fino all'ingresso della nostra città, è veramente fatiscente, pericolosa. Ribadendo che noi siamo in quella strada, circolano parecchie veicoli per tutto il nostro magnifico agglomerato industriale, quindi bisogna assolutamente metterla a posto. Qui bisogna rimettere un pochino la palla al centro e far sì che l'attività amministrativa sia destinata alle persone, persone che purtroppo vengono private ogni giorno di servizi vitali. Allora occorre riflettere e dire: uno Stato come l'Italia può permettersi di continuare ad investire 5 miliardi l'anno per ospitare i migranti e abbandonare i cittadini? Allora noi quello che chiediamo oramai da tanto tempo è cercare di stornare da questi 5 miliardi di euro una parte per tornare ad investire attraverso un piano Marshall sulle strade, sulle infrastrutture e soprattutto sull'erogazione dei servizi in generale a favore degli italiani. La senatrice abruzzese del Movimento 5 Stelle, Enza Blundo, ha presentato un emendamento al decreto Mezzogiorno chiedendo la messa in sicurezza del sistema idrico sotto il traforo del Gran Sasso. La Blundo propone al governo che una parte dei fondi destinati al risanamento dei viadotti dell'A24 e dell'A25 sia utilizzata per proteggere l'acqua. Sentiamo Tania Bonnici Castelli. Sulla messa in sicurezza delle autostrade A24 e A25, prevista dal decreto Mezzogiorno del Governo, che ha già stanziato 250 milioni di euro per i viadotti danneggiati, intervengono con due diversi emendamenti le senatrici aquilane Stefania Pezzopane del PD ed Enza Blundo del Movimento 5 Stelle. La Pezzopane chiede di dare la possibilità al concessionario Strada dei Parchi di utilizzare il canone della concessione, oltre 500 milioni di euro, per risanare le infrastrutture viarie senza così pesare sulle tasche dei cittadini. La senatrice Blundo invece, sempre con un emendamento, chiede che parte dei 250 milioni di euro destinati dal governo alle due autostrade abruzzesi sia anche destinato alla messa in sicurezza del sistema idrico che passa sotto la galleria del traforo del Gran Sasso. La Blundo ne ha discusso a Teramo con le associazioni dei Liberi Cittadini 5 Stelle e Arco Consumatori. Vogliamo che le condutture siano realmente sicure, proprio come struttura, oltre a volere una tranquillità sull'utilizzo dell'acqua che è stata riattivata da parte di quella fonte che proviene dai laboratori del Gran Sasso. Però noi vogliamo che tutta la conduttura sia in sicurezza. Ora non abbiamo chiarezza se le condutture sono isolate davvero, se i fondi che già erano stati stanziati nel 2003 sono
sono stati utilizzati e quindi le canale sono del materiale idoneo, di acciaio oppure di polietilene, ma vogliamo sapere se questi lavori sono stati fatti adeguatamente e se non ci sono stati danni, perché non si può escludere che il sisma non abbia creato dei danni. Quindi fondi che vengono stanziati per l'autostrada dei parchi vadano anche per la sicurezza dei cittadini. Intanto la Ruzzo Reti S.p.A. rende noto che l'Assemblea dei Soci ha approvato all'unanimità il bilancio annuale 2016, che ha fatto segnare un importante ritorno all'utile, anche se per ora di limitate dimensioni, con un andamento in linea con le previsioni del piano industriale. La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del comma 7 dell'articolo 38 del decreto Sblocca Italia, dando così ragione alla Regione Abruzzo, che assieme ad altre regioni, fra cui la Lombardia, la Campania ed il Veneto, avevano presentato ricorso. In sostanza l'Alta Corte ha stabilito che, trattandosi di materia concorrente, non fosse competenza esclusiva dello Stato, senza alcun coinvolgimento delle regioni, emanare il disciplinare tipo per il rilascio e l'esercizio dei titoli minerari per la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale. Questa sentenza, ha dichiarato il sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale Mario Mazzocca, riapre una partita che il governo considerava chiusa con un provvedimento che toglieva alle regioni e con esse alle comunità locali ogni possibilità di intervento sulle politiche energetiche. Sentenza, ha concluso Mazzocca, resa possibile dalla vittoria del no al referendum del 4 dicembre, che ha lasciato in vigore quanto stabilito e sancito negli articoli 117 e 118 della Costituzione. Continuiamo con la politica. Fare impresa in Abruzzo dovrebbe diventare sempre più semplice, almeno questo è l'intento della legge varata dal Consiglio regionale su proposta dei consiglieri Sospiri e Di Dalmazio. Il provvedimento introduce il CUR, la comunicazione unica regionale di avvio dell'impresa. Sentiamo. Meno burocrazia, tempi certi per l'avvio dell'attività di impresa e quindi maggiore attrattività di nuove iniziative imprenditoriali. Sono le direttrici su cui si muove la legge regionale impresa competitività e sviluppo, approvata all'unanimità dal Consiglio regionale con l'astensione del Movimento 5 Stelle su proposta dei consiglieri Lorenzo Sospiri e Mauro Di Dalmazio. Dopo un lungo lavoro bipartisan in commissione, la legge vede la luce riproponendo le migliori pratiche delle altre regioni in questo settore. Basterà esperire la nuova CUR, la comunicazione unica regionale, all'unico SUAP regionale, tutto in via telematica, e si potrà iniziare l'attività d'impresa. Entro 60 giorni il procedimento sarà concluso con risposta positiva o negativa da parte degli enti. Una semplificazione che va nella direzione di meno burocrazia e quindi meno occasioni di possibile corruzione. Chiaro che la semplificazione e la riduzione dei passaggi impedisce e riduce tutti quei centri di interdizione dove possono annidarsi fenomeni distorsivi dell'attività della pubblica amministrazione e fenomeni corruttivi. Quindi in questo senso da sempre e ovunque la semplificazione è anche un modo di contrasto, di riduzione delle opportunità distorsive e corruttive. La legge prevede anche un meccanismo di compensazione tra crediti e debiti con l'ente regione, al fine di liberare risorse da investire nell'impresa e migliorare l'accessibilità al credito. Noi abbiamo creato un circuito di compensazione tra debiti e crediti, perché l'amministrazione non può solo chiedere doveri ad un imprenditore, ma gli deve anche garantire i suoi diritti. E dopo gli deve garantire un tempo certo per avere una risposta, gli deve garantire un solo centro di analisi di questa domanda di impresa, e qualora i tempi vadano oltre il legittimo e ci si rimpalli di responsabilità, allora a quel punto quell'imprenditore ha il diritto di iniziare la propria attività, sapendo che deve rispettare le regole nazionali, regionali e comunali e che sarà soggetto a controlli postumi entro i 60 giorni successivi. Sei mesi fa la tragedia di Rigopiano, il Comitato delle Vittime è tornato sul luogo del disastro di gennaio con l'obiettivo di tenere sempre alta l'attenzione e l'attenzione su quanto accaduto. Vediamo insieme il servizio dei colleghi di Vestina News.
Gianluca Tanda, siamo a 6 mesi dalla tragedia di Rigopiano, oggi tutti riuniti proprio sul luogo, ancora per ricordare ma per non far cadere l'attenzione. Siamo qui per ricordare, per non far cadere l'attenzione, per commemorare, per avere delle testimonianze di altre associazioni che hanno avuto la nostra stessa disgrazia, perché poi sono tutte disgrazie che perdere figli, perdere fratelli, perdere genitori, sono disgrazie che anche se cambia lo scenario il sentimento è sempre lo stesso. Per questo non ci facciamo capace, perché non si può morire di lavoro, non si può morire per un giorno di vacanza, non si possono interrompere i sogni di ragazzi che sognavano le cose che sognavano tutti i ragazzi, purtroppo l'abbiamo infatti per una mano sbagliata. Insieme all'associazione nazionale, che siamo stati gli ultimi ad entrare all'interno e speriamo che rimaniamo tali, è proprio quello, vogliamo cambiare il sistema giudiziario affinché queste tragedie non succedano mai più. Gli incidenti possono capitare, ma queste sono tragedie che tanti di noi possono dire stragi. Volevamo dedicare un po' di canzoni ai nostri cari, e abbiamo deciso di iniziare proprio con Alessandro Cavallucci, che tutti ricorderanno, era il musicista dell'albergo, perché per 9 anni è stato su con tutti i ragazzi e suonava queste canzoni. L'abbiamo voluto fortemente, vogliamo chiudere gli occhi e immaginare che è ancora lì quell'albergo, ancora la sua musica echeggia nelle varie stanze dell'albergo. Adesso torniamo a Chieti, dove il sindaco Umberto Di Primio ha ufficializzato il suo ingresso in Forza Italia dopo aver lasciato il nuovo centrodestra. Accoglienza fredda da parte di Fabrizio Di Stefano, adesso suo collega di partito. Vediamo insieme l'intervista di Paolo Renzetti. Da qualche ora il sindaco di Chieti Umberto Di Primio è approdato ufficialmente in Forza Italia. Come mai questa decisione, sindaco? Ma la decisione nasce dal fatto che era necessario trovare un luogo politico dove poter continuare a sperare innanzitutto di rimettere insieme tutto il centrodestra, che è l'unico modo per vincere le elezioni, e poi ovviamente anche trovare un luogo dove poter mettere in pratica quelle idee, quei progetti che da anni stiamo coltivando e sui quali stiamo lavorando e che vorrei poter condividere con altri e poi poterli anche rendere azioni in favore delle popolazioni, le nostre innanzitutto, quelle abruzzesi, ma perché no, visto che ci sono le politiche, anche immaginando che questo lavoro possa servire al Paese. Il primo a sapere del suo approdo in Forza Italia è stato proprio il presidente Silvio Berlusconi? No, il primo no a saperlo, è la persona con cui ho parlato per fare questa operazione, cioè io non ho voluto fare passaggi locali, non per snobbare ovviamente la classe dirigente locale, che io ringrazio e al servizio della quale mi metto da subito, ma è evidente che il passaggio mio in Forza Italia non doveva sembrare il passaggio a favore di qualcuno e contro altri, ed è per questo che ho voluto che dire che se vi fosse stato, così come vi è stato poi il passaggio, tutto questo sarebbe dovuto avvenire attraverso il presidente Berlusconi. Io sono stato da lui ha accolto questa nostra idea di progetto di passaggio in Forza Italia e ovviamente adesso sono a disposizione di tutta la classe dirigente abruzzese e ovviamente di quella nazionale. A disposizione anche in chiave futura per un possibile futuro approdo a Roma? Guardi, io faccio ormai l'amministratore da un po' di anni, ho dimostrato di essere uno che se si candida può anche vincere le elezioni. Lo faccio lavorando personalmente e contornandomi di persone che credono nel progetto così come vi credo io. Ho 48 anni e se ci sarà la possibilità di avere altra agibilità negli ambienti politici, che siano quelli voglio dire, delle politiche, delle regionali, alle comunali non mi posso più candidare come sindaco, quindi non mi possono chiedere questo, ma qualsiasi altra cosa che possa essere utile alla comunità io sono disponibile a farla, ma poi non è che muore nessuno se io continuo a fare soltanto l'avvocato. E restiamo sempre alla politica che riguarda la città di Chieti. Un disastro annunciato è quello che dicono i consiglieri comunali teatini dei 5 Stelle, Ottavio Argenio e Manuela D'Arcangelo, relativamente al bilancio del comune che verrà discusso domani in consiglio. Disastro annunciato, perché sono ormai anni che diciamo, ogni qualvolta se ne presenta l'occasione, appunto, che la gestione economica finanziaria di questo ente è totalmente fallimentare. Ogni anno assistiamo in sede di non tanto di rendicontazione quanto di bilancio, di formazione del bilancio di previsione, ad ipotesi di miglioramento che puntualmente vengono poi smentite quando appunto il comune va a fare il rendiconto. Quest'anno il giudizio dei revisori a nostro avviso è particolarmente
particolarmente grave, è particolarmente duro, perché addirittura raccomandano al Comune di operare in gestione provvisoria, ovvero a limitare tutta quanta l'attività. Si potrebbe dire all'ordinaria amministrazione, ma sarebbe scorretto anche utilizzare questo termine. Il Comune dovrà semplicemente limitarsi a pagare le obbligazioni che ha già assunto, non ne potrà assumere di nuove se non quelle strettamente necessarie a non causare danni erariali all'ente, dovrà limitarsi a pagare il personale, gli stipendi al personale dipendente, e assolutamente non potrà quindi dare seguito a tutte quante le linee programmatiche che appunto il sindaco ha presentato alla cittadinanza nel momento in cui è diventato nuovamente sindaco. Cercheremo nei prossimi giorni, tra interrogazioni e mozioni, di metterli un po' alle strette, spalle al muro, affinché appunto gli uffici comunali vengano al più presto riorganizzati, perché di questo passo ovviamente non si può andare avanti. Non sarà nemmeno più possibile garantire i servizi minimi, penso all'istruzione, penso per esempio al servizio di asili nido. Stamane proprio abbiamo fatto una riunione di commissione di vigilanza in cui abbiamo esaminato la gestione, anche in questo caso ai limiti della legalità a nostro avviso, degli asili nido, ma questi saranno servizi che lentamente purtroppo andranno a sparire se continuerà questo modo di gestire la cosa pubblica da parte di questa giunta. Adesso ci spostiamo all'Aquila, dove a breve partiranno i lavori in centro per il recupero di Palazzo Centi, che è la storica sede della Presidenza della Regione Abruzzo. Daniela Rosone. Siamo in piazza Santa Giusta, alle nostre spalle Palazzo Centi, dimora della famiglia Centi in passato e poi sede della Presidenza della Regione. A breve anche questo edificio storico verrà cantierizzato, finalmente è tutto pronto. A breve inizieranno i lavori anche a Palazzo Centi, in piano centro storico, storica sede della Regione Abruzzo di rappresentanza. Una gara d'appalto complicata ed estenuante, ed anche un'inchiesta sulla gara d'appalto del 2015 da parte della magistratura, che di certo ha rallentato i lavori. Sarà una ditta di Isernia ad eseguirli, per un importo complessivo di oltre 6 milioni di euro. La determina è stata firmata soltanto qualche giorno fa in Regione e a breve l'edificio verrà transennato e sarà installato il cantiere per far partire finalmente i lavori. Un palazzo storico gravemente danneggiato dal terremoto dell'aprile 2009, che nelle scorse settimane peraltro è stato, per esigenze cinematografiche, trasformato nella sede della Prefettura dell'Aquila, con la scritta Prefettura ricomposta per poter girare l'Aquila Grandi Speranze, la fiction Rai di Marco Risi, che andrà sul piccolo schermo in ottobre e che racconta il terremoto aquilano, dalle scosse a quella mortale, sino ad arrivare alle fasi complicate della ricostruzione. Palazzo Centi era la sede della famiglia Centi all'Aquila, in piazza Santa Giusta, nel cuore del centro storico. Nel 2002 però l'edificio fu acquisito al patrimonio della Regione. Dal 2006 divenne sede istituzionale della Presidenza della Regione Abruzzo. Per il restauro di Palazzo Centi ci sono 3 milioni di fondi per la ricostruzione degli edifici pubblici e 10 da una delibera CIPE datata 2012. Il palazzo doveva essere restituito alla città nell'aprile del 2018, ma di certo, viste le lungaggini, le date andranno certamente riviste. Ed ora andiamo a Picciano, dove è stato inaugurato il nuovo palazzo comunale. Sindaco Catani, oggi è una giornata importante per Picciano e il suo comune. Finalmente si torna in un palazzo di città adeguato. Oggi possiamo dire che è la festa dei piccianesi. Riapriamo il nostro comune dopo un anno e mezzo di duro lavoro e lo rimettiamo a disposizione dei cittadini di Picciano. Questo palazzo è stato adeguato sismicamente e con tutti i comfort possibili che prevede la legge. E il lavoro è stato tanto. L'impegno è stato molto forte, sia del sottoscritto che di tutta la squadra che mi circonda. Raggiungere questi obiettivi significa essere uniti, solo uniti si possono raggiungere questi obiettivi. Ringrazio la Regione Abruzzo per il contributo che mi ha concesso all'epoca. Questi sono fondi Por Fers 2007-2013, 336.000 euro a costo zero. Poi abbiamo dovuto compartecipare durante i lavori, perché siccome parliamo di una struttura degli anni 64 abbiamo avuto degli inconvenienti e giustamente abbiamo dovuto intervenire noi con le casse comunali nostre. Proseguiamo con il TG. L'abbazia di San Clemente al Vomano sarà teatro domani di un gran gala della lirica con 3 noti tenori coreani.
Galà della Lirica a Castellarte, appuntamento importante il 18 luglio per avvicinare anche i giovani, come si suol dire, alla musica classica, e questo è uno degli obiettivi. Sì, noi quando facciamo iniziative abbiamo anche così obiettivi didattici quando ci riusciamo. E allora, in questo caso è un Galà della Lirica, tre grandi interpreti sudcoreani di un grande curriculum alle spalle. E si chiamano Cha In-kyong, un soprano, Eun-kyung Kim, un altro soprano, e il tenore In-kyol Guk, che sono diretti e accompagnati dal maestro Massimiliano Caporale. Tutto ciò avverrà nell'abbazia di San Clemente, uno scenario magnifico, un'abbazia che non è stata per fortuna toccata dal terremoto, e ci sono delle bellezze sicuramente da, per chi non la conoscesse, delle bellezze da vedere, quindi un'occasione da non perdere. In cosa consisterà questa serata? Cosa vedranno, diciamo, gli appassionati di musica lirica? Questi tre grandi interpreti si esibiranno mettendo in risalto la tradizione lirica italiana. Qui sono tutti invitati a Abbazia di San Clemente il 18 luglio, martedì. Da ricordare che l'evento è stato possibile grazie al patrocinio del comune di Notaresco, alla Valle delle Abbazie, e in collaborazione con l'associazione Abruzzeria, quindi un team, insomma, di diversi soggetti che hanno collaborato per la realizzazione di questo evento. A Civitella del Tronto, da oggi e sino al 23 di luglio, al via la quarta edizione della rassegna internazionale di birre artigianali e street food di qualità. Fino al 23 luglio Civitella del Tronto torna ad essere un borgo di birra con la quarta edizione della rassegna internazionale di birre artigianali e street food di qualità. Quest'anno avremo 100 tipi di birre artigianali in un percorso di 1 km e 200 metri attorno al borgo, più ci saranno dei street food. Oltre a questo, la domenica avremo una degustazione di birra in sala consigliare con dei maestri birrai. Obiettivo della manifestazione è promossa dall'associazione locale La Piazzetta, in collaborazione con il comune di Civitella, Fortezza e Museo NACT, e promuovere il borgo fortificato. Molti dei punti birra saranno allestiti all'interno di palazzi storici normalmente chiusi al pubblico. Intorno a un borgo di birra siamo estremamente contenti per questo, perché porta allegria, porta gioia, in questo momento ne abbiamo tanto bisogno, senza contare il fatto che portando tante persone questo fa sì che in qualche modo mostriamo la sicurezza di Civitella in questa fase, siamo tornati fruibili e quindi speriamo che tornino tutti quanti, insomma, presto a Civitella. Per quello che riguarda la parte culturale c'è questa novità molto interessante: dal giovedì fino alla domenica sarà possibile entrare in Fortezza in un orario non consono, perché normalmente è aperta soltanto di giorno, quindi ci saranno delle aperture notturne fino a mezzanotte della Fortezza, e vi assicuro che è un qualcosa di molto particolare. Oltre a questo, per la parte culturale, c'è l'apertura del Museo NACT, il Museo dell'Abbigliamento Storico su Civitella, anche questo molto bello, e sarà fruibile durante tutte le serate. Durante queste serate, con l'aiuto di esperti del settore, i partecipanti avranno modo di approfondire la conoscenza della birra artigianale, del processo produttivo, delle basi dell'analisi organolettica e di assaggiare tre differenti tipologie. Il laboratorio sarà allestito nella sala polifunzionale del Comune di Civitella del Tronto in Largo Rosati. Pagina dello sport che apriamo con il ciclismo e con il trofeo Matteotti. La 70esima edizione se l'è aggiudicata il russo Sergei Shilov, sul podio accanto a lui il grande favorito Belletti e Marco Canola della Nippo Vini Fantini. Oggi però inizia la corsa per la prossima edizione, che, come assicura il patron Renato Ricci, dovrebbe essere a settembre. Sentiamo il servizio di Jacopo Forcella. La volata di Piazza Duca degli Abruzzi premia il russo Sergei Shilov della Loco Sphinx, che vince la 70esima edizione del trofeo Matteotti. In una giornata di sole, ma non, come spesso accade, condizionata dal caldo, la corsa pescarese regala emozioni fino alla linea del traguardo.
Beffati Belletti, uno dei grandi favoriti, e canola della Nippo Vini Fantini. Gara comunque dura, 188 km e mezzo, con la GM Europa Ovini attiva fin dalle prime battute, con Antonio Di Sante in fuga con tre compagni prima e poi col solo Ribalkin della Gazprom. Il gruppo concede un po' ma poi annulla il tentativo e allora sulle ascese del tracciato, da ripetere 13 volte, è Marco Tizza, sempre della GM, a provare a forzare l'andatura, ma senza successo. Tenta anche Giulio Ciccone, proprio in compagnia di Shilov, Firsanov, Gavazzi, Canola e Parrinello, ma è tutto inutile, anche per via del forte vento che condiziona i piani delle squadre. E con il vincitore dello scorso anno, Vincenzo Albanese, stavolta in maglia Bardiani, a replicare la rasoiata del 2016, ma è un tentativo che si rivelerà vano, perché si arriva con il lungo sprint che premia proprio Shilov, che batte Belletti stizzito sulla linea del traguardo. Nulla da fare anche per Canola, che deve accontentarsi del gradino più basso del podio, Parrinello della GM settimo, e Shilov conferma che il tracciato del Matteotti si addice negli ultimi anni a corridori russi. Nel 2015 infatti vinse Shalunov. Per il velocista della Loco Sphinx è il terzo successo importante in carriera. Da oggi però parte un'altra corsa ancora più importante e decisiva, quella per regalare ancora a Pescara e all'Abruzzo altre edizioni del trofeo Matteotti. Ma grazie sicuramente a tutte le persone che sono venute, perché per me sono le persone più importanti, e quindi diciamo il pubblico. Poi a tutti diciamo i politici, amici che sono venuti questa mattina, ne sono venuti tanti anche oggi pomeriggio, e quindi è chiaro che in un momento di festa tu vuoi bene a tutti, quindi i sassolini li ho tolti nel momento giusto, ed è giusto che ora si festeggia una giornata bellissima. Ha vinto un ragazzo che potrebbe essere anche un buon campioncino, perché vincere in volata il trofeo Matteotti in quella maniera, non lo so, insomma, potrebbe dare anche lustro al Matteotti in futuro. Dire l'affetto delle persone, della gente di Pescara, capisce, perché l'affetto si percepisce, significa che capisce quando posso voler bene alla città di Pescara e all'Abruzzo. È naturale che ho capito anche che bisogna cambiare forse qualcosa, tipo anche la data a settembre, perché come parlavo stamattina con Valentino Sciotti, che è una persona che io rispetto tantissimo perché è un grande uomo, e in effetti anche lui mi ha detto sì, lo devi spostare perché è meglio. Adesso parliamo del calcio e del Pescara. È iniziata la seconda settimana di preparazione per il Delfino nel ritiro di Rivisondoli agli ordini di Zeman. La società è sempre vigile sul mercato, soprattutto per quanto riguarda il reparto difensivo. Si cerca un accordo con Coda e Stendardo per l'eventuale addio dei due giocatori alla maglia bianco-azzurra, mentre spunta di nuovo l'ipotesi di un ritorno in riva all'Adriatico di Simone Romagnoli, che Zeman ha già allenato nella fortunata stagione 2011-2012 con il Pescara, promosso poi in Serie A. Romagnoli, 27 anni, da qualche stagione indossa la maglia del Carpi, con cui ha appena sfiorato un'altra promozione nel massimo campionato. Non solo lui sul taccuino della dirigenza del Delfino, che da settimane non perde di vista la situazione legata al beneventano Biagio Meccariello della Ternana. Meccariello, un anno più giovane di Romagnoli, coi rossoverdi ha messo insieme 35 presenze tra campionato e Coppa Italia, andando a segno per tre volte. A proposito di ritorni, Zeman accoglierebbe a braccia aperte l'esterno Antonio Balzano in uscita dal Cagliari, ma non va esclusa anche l'opzione legata a Cristiano Del Grosso. Intanto, domani i biancazzurri sosterranno la seconda amichevole stagionale, stavolta a Rivisondoli affronteranno la Virtus Teramo, formazione appena retrocessa dal campionato di Eccellenza. Probabilmente sarà anche l'occasione per il primo contatto di Simone Andrea Ganz con la nuova maglia, fischio d'inizio alle ore 17. Continuiamo con il calcio, scendiamo di categoria, andiamo nel ritiro del Teramo. L'allenatore Antonino Asta spiega quali saranno le prospettive del Diavolo per la prossima stagione. Sentiamo. Mister, si ricomincia dopo la conferenza stampa, adesso anche l'attesa di fatto è finita, sono finite le vacanze, ti rimetti in gioco dopo un'annata che forse tu prima di molti altri vuoi metterti alle spalle? Sì, assolutamente sì, non vedevo l'ora di iniziare questa stagione, e quindi insomma da parte mia c'è la voglia massima per poter veramente contribuire insieme a tutti i giocatori
di fare un bel campionato, ecco questo è l'obiettivo, perché senti sempre quali sono gli obiettivi, la salvezza, la promozione, i playoff. Io credo che inizialmente bisogna pensare di dare un'identità alla squadra, di far sì che questa squadra scenda in campo dando tutto, e poi pian piano arriveremo a quelle che saranno sia l'aspetto tecnico-tattico, quindi sistemi di gioco, e quello che sarà anche gli obiettivi, ma solo strada facendo potremo renderci il conto. Di Foggio e Tulli sono due ottimi giocatori, insomma Tulli è un giocatore che questa categoria qua, anzi ha fatto anche la B, la fa e l'ha fatta sempre bene, può fare sia la seconda punta all'esterno, può fare parecchi ruoli, ma quello secondo me dietro la prima punta lo può fare ancora meglio. E Foggia è un giocatore che negli ultimi anni ha fatto benissimo nelle categorie inferiori, ma quando fai tanti gol in eccellenza in Serie D e ti sei di nuovo affermato in Lega Pro, nella vecchia Lega Pro, vuol dire che hai qualcosa. Io l'ho visto, mi sono informato, è un giocatore che ha grande voglia, è un giocatore che si vuole mettere a disposizione, e noi abbiamo bisogno prima di uomini che di giocatori. Ho capito che c'è la voglia, chi viene quest'anno a Teramo deve avere una voglia diversa, ma non che prima non venivano, però con una determinazione, con qualcosa che dobbiamo conquistarci, no che insomma arrivi giocatore. Qui è un punto di partenza per raggiungere qualcosa di importante, però sappiamo insieme alla società, sappiamo che ancora siamo incompleti, però questi due acquisti insomma ci fanno partire con, non dico entusiasmo, con un'idea già diversa. Aspetteremo gli altri giovani, valuteremo chi veramente sarà in grado, e però sappiamo che ancora il mercato, insomma, non dico che è appena iniziato, però ancora c'è da fare. Però prima di bruciarci certi ruoli voglio valutare i nostri. Però non c'è dubbio che hai detto bene, tu davanti ancora manca qualcosa anche a centrocampo. È tutto per la prima edizione del TG6, prossimi appuntamenti alle 19 e alle 23. Grazie per essere stati con noi, vi auguro la buona giornata.